Conclusa la terza edizione di Oltremente Festival, svoltasi al Molo di Levante di Scoglitti, qui le note jazz per 3 giorni hanno riecheggiato in uno spazio quasi magico tra le imbarcazioni dei pescatori e i riflessi sul mare dell'antico faro. Ospite d'eccezione il trombonista Giancarlo Schiaffini, uno dei nomi più famosi del jazz contemporaneo italiano, che ha anche tenuto in laboratorio L'improvvisazione non si improvvisa, teso a formare giovani musicisti. Lo stesso Schiaffini poi si è esibito nella serata conclusiva insieme ad Alessandro Nobile, al contrabbasso, e ad Antonio Moncada, alla batteria. Un repertorio di brani jazz inediti composti per l'occasione per il trio dallo stesso Nobile, che è tra l'altro il direttore artistico della manifestazione. La serata si è poi conclusa con l'esibizione dei partecipanti al laboratorio Oltre Lab, diretto dallo stesso Schiaffini, protagonista al festival anche per la presentazione giovedì sera del suo libro La tragicommedia dell'ascolto. La rassegna, promossa dall'Associazione Culturale 4:33, presieduta da Claudio Zarba, ha previsto 3 concerti molto partecipati. Venerdì sera l'esibizione di Manzi Luna featuring Laura Lala, sabato sera il concerto del particolarissimo duo Vocione e infine domenica sera il concerto con Schiaffini fine in trio. E nei festival piccoli come questo di Scoglitti che puoi realmente ascoltare del buon jazz, il jazz delle origini, ha detto Schiaffini, e non quello contaminato anche da inserti di musica pop, come accade nei grandi festival, dove per far numeri e coprire i costi si attira il pubblico con artisti più pop che jazz. Io sono comunque per la sperimentazione, il jazz è sperimentazione al di là di ogni etichetta che si dà a questo genere musicale. Il festival, documentato dalle foto di Rosalba Morelli e dal video di Luca Cappello, ha avuto il patrocinio del Comune di Vittoria, come sottolineato dal sindaco Giovanni Moscato, che ha fortemente voluto che questa terza edizione si svolgesse proprio in estate e a Scoglitti.